consumazione, ricognizione e traslazione dei resti mortali del servo di Dio, Don Antonio Spalatro, del clero diocesano, nato a Vieste il 2 febbraio 1926, morto in odore di santità il 27 agosto 1954. In Dei nomine, Amen. Nell'anno del Signore 2013, il giorno 27 del mese di febbraio, si sono riuniti nella chiesa Santa Maria del Suffragio, nel cimitero di Vieste, alle ore 10, Monsignor Michele Castoro, Arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, con i membri del Tribunale per la causa cognizionale del servo di Dio Don Antonio Spalatro, nato a Vieste il 2 febbraio 1926 e morto in odore di santità il 27 agosto 1954. Si sono presentati per prestare giuramento davanti a Monsignor Michele Castoro, Arcivescovo, assistito dal Cancelliere Arcivescovile Reverendo Don Matteo Tavano, Don Michele Nasuti, giudice delegato, Don Antonio D'Amico, promotore di giustizia, Don Pasquale Vescera, notaio attuario, Don Giorgio Trotto, postulatore diocesano. Si sono altresì presentati Don Gioacchino Strizzi e Don Biagio Grilli in qualità di censori teologi, Don Angelo Di Nunzio e i signori Antonio Tomaiuoli e Alberto Cavallini in qualità di periti in re storica e archivistica, la dottoressa anatomopatologo Celeste Clemente, i necropoli, i signori Antonio e Domenico Pecorelli, Antonio Ruo, muratore marmista, Gaetano Notarangelo Falegname e due testimoni, Franco Tancari e Carlo Clemente per l'identificazione della bara del servo di Dio. Il cancelliere arcivescovile Don Matteo Tavano ha dato lettura del rescritto della Congregazione della Causa dei Santi e del decreto arcivescovile nonché delle autorizzazioni della pubblica amministrazione a cui ha fatto seguito il giuramento di tutti gli addetti all'esumazione e ricognizione canonica dei resti mortali del servo di Dio. Dopo un momento di preghiera, animato dall'ascolto della parola di Dio e le brevi parole con cui Monsignor Arcivescovo ha illustrato il significato di quando si stava compiendo, le predette persone, con tutti i sacerdoti nativi e della Vicaria di Vieste, i responsabili delle associazioni laicali con i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Vieste, si sono recate processionalmente, preceduti dalla croce affiancata da due cantelieri e il turibolo, alla tomba di famiglia del servo di Dio, dove Monsignor Arcivescovo ha ordinato agli operai di aprirla, chiedendo ai due testimoni, Franco Tancari e Carlo Clemente, di individuare la bara del servo di Dio, avendo assistito alla precedente tumulazione. Il sepolcro del servo di Dio è situato nella tomba di famiglia nel cimitero storico di Vieste ed è posto sul lato sinistro del decumano, dopo la sedicesima tomba, a partire dal monumento dei caduti posizionati al centro. Detta tomba è costituita da un monumento in travertino con tre loculi, alto 2,30 m, lungo 2,40 m, largo 1 metro, sulla facciata una lastra di granito grigio porta la foto del servo di Dio con la seguente scritta: sacerdote Don Antonio Spalatro, 2/2/1926, 27/8/1954. Inoltre, più in basso le foto dei genitori, a sinistra Michele Spalatro, nato 26/8/1893, morto 4/3/1984, e a destra, nella stessa direzione, Domenica De Maria, nata 16/12/1899, morta 8/5/1988. La tomba contiene anche i resti mortali di Spalatro Domenico Antonio,
1854-1926 e Troia Pasqua 1858-1940, nonni paterni del servo di Dio. Rimosso nella parte posteriore del monumento i mattoni in travertino, è stata estratta una cassa di zinco dal primo loculo superiore, secondo le indicazioni dei testimoni presenti alla precedente tumulazione. In seguito la cassa, sistemata su un carrello, è stata posta davanti a Monsignor Arcivescovo per essere incensata dopo l'individuazione dei due testimoni e coperta da un drappo dignitoso, è stata portata processionalmente alla camera mortuaria del cimitero, luogo destinato per la ricognizione canonica. Il tragitto si è svolto con pia devozione, animato dal canto della Litania dei Santi. Giunti nella sala mortuaria, la cassa è stata posta sul bancone in lastra di pietra. Monsignor Arcivescovo, assistito dal cancelliere arcivescovile insieme al giudice delegato, al promotore di giustizia e al notaio attuario, l'ha ispezionata attentamente notando i particolari e constatando che la bara era ben chiusa. Subito dopo, Monsignor Arcivescovo ha dato a tutti i presenti ordine di non portare via di nascosto alcuna reliquia del servo di Dio, né di introdurre nell'urna dei resti mortali alcun oggetto estraneo. Quindi si è proceduto all'apertura della cassa. Nell'interno è apparso lo scheletro del servo di Dio, che ha presentato un aspetto non completamente consunto, così come descritto nella relazione del perito medico, anatomopatologo, dottoressa Celeste Clemente, che si allega al presente verbale. Lo stesso perito medico, allo scopo di provvedere alla conservazione dei resti mortali del servo di Dio, li ha prelevati dalla cassa e, dopo essere stati esaminati e ripuliti con alcol, li ha religiosamente sistemati nella nuova urna di legno di pino preparata per la traslazione e la nuova tumulazione nella concattedrale di Vieste. La nuova bara è lunga circa 1,91 m, di cui circa 1,41 m è stata occupata dai resti mortali, lasciando la parte restante vuota. Terminato questo primo trattamento, su ordine di Monsignor Arcivescovo, tutto ciò che era contenuto nella prima cassa viene sistemato nella nuova urna. Con i resti del servo di Dio viene inserito nell'urna anche l'atto dell'esumazione e ricognizione canonica scritto su pergamena, chiuso in un tubo di plastica sigillato, firmato da Monsignor Arcivescovo e dai membri del Tribunale e dalla Commissione per la ricognizione. Così l'urna è stata chiusa e assicurata con bulloni dal falegname. Successivamente è stata avvolta con nastro di seta rosso e sigillata con 18 sigilli con cera lacca. Il sigillo di forma rotonda riproduce lo stemma di Monsignor Michele Castore, arcivescovo di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo, come di seguito: Michael Castoro, Archiepiscopus Sipontinus Vestanus Sancti Ioannis Rotundi. Lo stemma riproduce sulla destra un leone rampante e a sinistra una stella. Sulla base vi è il monogramma IHS, Iesus Hominum Salvator. Lo scudo sottende la croce arcivescovile, chiusa la base da un vestone con scritta in nomine Iesu. Terminate le operazioni di ricognizione canonica, Monsignor Arcivescovo ha stabilito l'ora della traslazione nella Basilica Concattedrale di Vieste alle ore 15:30 per una veglia di preghiera seguita dalla concelebrazione eucaristica prima della nuova tumulazione nella cappella laterale del Santo Rosario. La vecchia cassa in zinco è stata eliminata, mentre gli abiti non recuperabili con cui era rivestito il servo di Dio sono stati bruciati alla presenza del perito medico e degli aiutanti.
il sacro deposito nella concattedrale di Vieste, autorizzato in data 30/8/2012 dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Bari e in data 4/10/2012 dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, è costituita da una nicchia a pavimento che accoglie la sola urna con i resti mortali del servo di Dio Don Antonio Spalatro ed è ubicato nella parte destra della Cappella del Santo Rosario. A ridosso della parete destra di chi guarda la cappella è predisposta una nicchia profonda circa 1,6 m, lunga 2,50 m e larga 4 m, all'altezza di circa 1,1 m dal fondo e di circa 5 m dalla superficie del pavimento della suddetta cappella, è predisposto un cornicione in pietra che sostiene le travate su cui è posizionata l'urna e la vecchia bara, ricostruito l'originario pavimento in pietra carganica, una lapide di 0,60 x 0,30 m, chiude l'apertura con la seguente iscrizione: sacerdote Antonio Spalatro, servo di Dio, Alfa 22/1926, Vieste, Omega 27/8/1954, Anno Domini 27/02/2013. Il servo di Dio Don Antonio Spalatro con il suo spirito vede già Dio, ma col suo corpo è ancora tra noi. I suoi resti mortali sono una misteriosa comunione tra noi che siamo ancora qui sulla terra e Lui che è già presso Dio. Lui porta qui Dio che Egli contempla e lo porta con i suoi resti mortali. Noi, d'altra parte, sappiamo che attraverso questo contatto la nostra preghiera arriva fiduciosa al cuore di Dio. Così, giunti al termine di questa sessione, Monsignor Arcivescovo ha ordinato al sottoscritto Don Pasquale Vescera, notaio attuario, di redigere il presente verbale di quanto si è svolto nell'intera giornata, che in vede di ciò ho firmato insieme al giudice delegato, al promotore di giustizia, al perito medico e agli assistenti, così come di seguito.